Buonasera a tutti, benvenuti alla seduta di Consiglio Comunale. Adesso chiamiamo l'appello per verificare il numero legale. Prego. Catania Franco. Assente. Castiglione Massimo. Assente. Calamucci Salvatore. Assente. Pagano Giuseppa. Assente. Luca Salvatore. Assente. De Luca Maria. Assente. Castiglione Carlo. Assente. Longhitano Samantha. Assente. Prestiani Angelica. Messina Gaetano. Presente. Catania Angelica. Presente. Zappalà Stefania. Presente. Galati Pizzolante Antonino. Presente. Petronace Antonio. Presente. Currao Antonio. Saitta Gaetano. Presente. Liuzzo Scorpo Rosario. Presente. Savo Causilia. Presente. Ruocco Giuseppina. Presente. Currenti Giuseppe. Allora, presenti 5 e assenti 15. Verificata l'assenza del numero legale, la seduta è rinviata di un'ora, quindi alle ore 19:30. Buonasera, riprendiamo i lavori e chiamiamo nuovamente l'appello. Catania Franco. Castiglione Massimo Giuseppe. Calamucci Salvatore. Pagano Giuseppa. Luca Salvatore, assente. De Luca Maria, assente. Castiglione Carlo Maria, assente. Longhitano Samantha, assente. Prestiani Angelica, assente. Messina Gaetano, assente. Catania Angelica, assente. Zappalà Stefania, assente. Galati Pizzolante Antonino, assente. Petronaci Antonio Giovanni Domenico, Currao Antonio, Saitta Gaetano, assente. Liuzzo Scorpo Rosario, assente. Savo Causilia, assente. Ruocco Giuseppina, assente. Currenti Giuseppe. Presenti. Sì. Assenti. 5 presenti e 15 assenti. La seduta è rinviata alle 24 ore, quindi a domani alle ore 18. Buona serata. Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale in prosecuzione di quello di ieri. Oggi bastano 8 presenze per poter aprire i lavori del Consiglio. Chiedo al nostro segretario di chiamare l'appello, grazie. Buonasera, Catania Franco, assente. Castiglione Massimo, assente. Calamucci, assente. Pagano, assente. Luca, assente. De Luca, presente. Castiglione Carlo, assente. Longhitano, presente. Prestiani, assente. Messina, presente. Catania Angelica, assente. Zappalà, assente. Galati Pizzolante Antonino, assente. Petronaci, presente. Currao, presente. Saitta, assente. Liuzzo, presente. Savoca, presente. Ruocco, assente. Currenti, presente. Perfetto. 8 presenti, 12 presenti. Grazie. Possiamo iniziare la seduta, apriamo i lavori. La proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 32 del 6/8/2020. Project finanze per la realizzazione di un sistema di captazione, raccolta e trattamento dei reflui fognari proveniente dalla frazione Serra del Comune di Bronte. Deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 29/2019. Deduzione sulle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 3 e 5 della legge regionale numero 71 del 78. Prego l'ingegnere capo di illustrarci un po' questa delibera e poi apriamo la discussione. Allora, buonasera a tutti. Questa proposta di delibera si inserisce nell'ambito di un procedimento espropriativo che è stato avviato
con una delibera del Consiglio Comunale del settembre dello scorso anno. Vi faccio una velocissima elencazione di tutto ciò che è avvenuto da quando il Consiglio Comunale ha deliberato ad oggi, spiegando anche le motivazioni a supporto di quest'atto che oggi è all'esame del Consiglio Comunale. Se è allegata alla delibera c'è una relazione a firma mia in qualità di capo settore del RUP, che è di questo project, che è il geometra SAIT, relazione che si è resa necessaria per poter mettere in condizione il Consiglio Comunale di dedurre all'osservazione che sono pervenute in merito a questa procedura. Il 20 settembre del 2019 il Consiglio Comunale ha riapprovato, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 327/2001, che è il testo unico per le espropriazioni, il progetto riguardante il progetto per la realizzazione di un sistema di captazione, raccolta e trattamento dei reflui fognari provenienti dalla frazione seria del Comune di Bronte. Nel particolare, in questo progetto, per il quale era stata a suo tempo completata tutta la procedura prevista dalla normativa, era prevista un sistema finale di raccolta delle acque nere della frazione Serra, che poi sarebbero state convogliate presso il depuratore comunale per il relativo trattamento. Ebbene, come si disse anche nel corso, perché si è dovuto attivare questa procedura? Si è dovuto attivare questa procedura perché è sorto un problema con il concessionario, cioè il concessionario a suo tempo, ma ci sono tutti gli atti che possono essere facilmente e agevolmente consultati, a suo tempo aveva stipulato proprio per il terreno in cui erano previste queste vasche di raccolta, chiamiamole così, un preliminare con una ditta, con un privato, e poi successivamente questo privato si venne a sapere che non era il proprietario ma era il possessore. Per cui da questo il proprietario ha attivato una procedura per il tramite dell'avvocato cittadino di opposizione a tutta la procedura che è stata attivata dal Comune. Per cui, dopo varie riunioni, dopo varie consultazioni anche con l'ufficio legale, anche con altri legali che abbiamo interpellato, si addivenì alla decisione di attivare una procedura espropriativa così come stabilita dal testo unico, dal 327 testo unico per le espropriazioni, incaricando il concessionario stesso di fare tutto ciò che è previsto dalla normativa, quindi immissione in possesso, cioè noi incaricando degli adempimenti il concessionario, che è la ditta, tra parentesi, la ditta Ecotras. Scusate. Per questo motivo venne attivata questa procedura e con questa delibera del 2019 venne trasmessa all'assessorato regionale dei territori e ambiente, perché attivandola è chiaro che si tratta di apporre un vincolo preordinato all'esproprio e quindi va attivata tutta la procedura prevista dalla normativa. L'assessorato regionale del territorio ambiente il 19 febbraio del 2020 ha preso atto di aver ricevuto tutta la documentazione che era stata trasmessa dal Comune e ha chiesto gli atti riguardanti la pubblicazione di questa delibera nelle forme stabilite dall'articolo 3 della legge 71-78, che è la legge fondamentale dell'urbanistica in Sicilia, anche se questa settimana so che ne hanno approvato un'altra, quindi ora la 71 forse fra un po' non sarà più vigente. In particolare l'assessorato rimandava all'articolo 3 della legge 71 e al comma che prescrive che l'avviso deve essere depositato per almeno 60 giorni
E poi nei successivi 10, nei successivi 10 giorni possono pervenire delle osservazioni e nei successivi 20, entro 30 giorni, nei successivi 20, il Consiglio Comunale si esprime. Dopodiché si trasmettono gli atti, quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasmettere questa delibera con tutti gli atti allegati a completamento degli atti che erano stati trasmessi in precedenza all'assessorato territorio e ambiente. Entro, diciamo che siccome c'è stato il periodo Covid, perché noi avevamo pubblicato l'avviso a marzo, poi per effetto dei decreti che hanno sospeso i termini dei procedimenti amministrativi, e ci sono stati ben due decreti, i termini sono ripartiti il 16 maggio del 2020, 60 giorni, 14 luglio del 2020. Entro i successivi 10 giorni, entro il 24 luglio, sono pervenute due opposizioni, entrambe dello studio legale dell'avvocato cittadino, per conto di due privati, il primo per conto del dottor Costanzo Francesco Antonio, il secondo per conto del dottor Costanzo Francesco Antonio e della dottoressa Di Forti Marcella. Il 31 luglio è sempre l'avvocato cittadino ha ritenuto di fare una diffida, non l'ho capito bene cosa intendesse fare, ha notiziato, diciamo così, l'assessorato regionale territorio e ambiente su questi iter, sulle osservazioni che erano pervenute, sulle motivazioni che a suo dire non renderebbero questi atti illegittimi e non ha risparmiato neanche degli apprezzamenti che, a dire la verità, avrebbe potuto anche evitare sulla poca trasparenza dell'ufficio e, leggo testualmente, giusto perché io oramai sono stato sempre abituato a leggere tutto, però prima era il 90%, ora leggo il 100%, come si dice oggi, il 110%, per usare un termine che una percentuale che è in vigore oggi, arrivando anche a dire, scusate, lo dico non con acrimonia, perché conosco l'avvocato cittadino e mi meraviglio che lui esprima questi concetti con questo stile, ma con molta amarezza. Però, siccome io rappresento l'ufficio tecnico, è giusto, non mi riconosco in queste frasi, poca trasparenza dell'operato, dichiarazioni non veritiere del funzionario responsabile. Per queste io e il geometra Saitta ci riserviamo in via privata di adire ove ce ne fosse, dopo una approfondita valutazione, le vie legali, personali, proprio perché noi ci teniamo, siamo consapevoli degli errori, delle superficialità, tutto ciò che spesso è normale, può anche accadere, però ci teniamo molto alla correttezza e non consentiremo a nessuno che si facciano delle affermazioni assolutamente prive di fondamento, come dimostrano gli atti e come dimostra la legge, per il solo motivo di gettare del fumo negli occhi a chi deve decidere o, non so, ad altri organi, al fine di inficiare tutta una procedura espropriativa. Ci tengo anche a precisare che stiamo parlando di un'opera pubblica, stiamo parlando del risanamento igienico-sanitario di un'area abitata, di una frazione abitata che è ubicata nel territorio del comune di Bronte. Fatta questa precisazione, in pratica noi in questa relazione cosa diciamo? Diciamo che non è vero che gli atti sono stati sempre messi nelle condizioni di poter visionare tutti gli atti, sia presso l'ufficio urbanistica, sia presso il mio ufficio, sia presso l'ufficio gare, perché hanno controllato anche la gara, ammesso che siano esperti anche in questo campo, e quindi ci sono gli atti con le attestazioni, con l'elenco dei documenti, con la firma di chi aveva visionato prima le carte.
L'8 luglio c'è stato un altro rilascio di documentazione e questi atti, questi documenti, sono depositati, Presidente, nel fascicolo della delibera. Per ciò che attiene le criticità che sono state mosse, io ribadisco l'assoluta legittimità degli atti che sono stati prodotti. Primo, perché noi abbiamo attivato una procedura di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per un'opera di risanamento igienico-sanitario. E per quest'opera, tra l'altro, ci si dice che non abbiamo attivato la variante urbanistica, ma si dimentica che nel lontano anno 2017 l'allora Consiglio Comunale approvò quest'opera inserita come progetto preliminare nel piano triennale delle opere pubbliche e naturalmente c'è una norma che è la legge regionale del 12 del 2011 che ha recepito in Sicilia il codice dei contratti e all'articolo 6,9 recita testualmente che nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, e lì parliamo di una zona agricola E, la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, ed è la deliberazione con la quale viene approvato il piano triennale delle opere pubbliche, e la deliberazione della giunta di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, cosa che è avvenuta, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici stessi, virgola, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con la modalità stabilita dall'articolo 6 e seguenti della legge 167 del 1962. Ci tengo a precisare che se fossero stati ravvisati profili di illegittimità, l'attento assessorato regionale territorio e ambiente non si sarebbe limitato a chiedere solamente di integrare gli atti con la pubblicazione solamente dell'avviso di variante, ma avrebbe fatto rilevare che la procedura attivata non era conforme alla legge, e questo non è avvenuto, a meno che non avverrà dopo. Però è chiaro, bisogna accettare qualsiasi... Uno cerca di lavorare e applicare le norme, e qualsiasi responso, tra virgolette, da parte di chiunque va accettato e va controdedotto, sempre però mantenendo il tutto nei canoni del rispetto e del rispetto reciproco e del rispetto del ruolo di ognuno di noi. Per quanto riguarda, si è detto che il progetto non aveva pareri, ma il progetto ha tutti i pareri, che è stato approvato in conferenza dei servizi, è stato approvato dalla sovrintendenza, è stato approvato dall'ufficio del genio civile. A proposito sul genio civile, si è detto che l'approvazione riguardava solamente gli articoli, diciamo gli ex articoli 17 e 18 della 64, cioè la parte strutturale in cemento armato, ma ciò non è vero, perché un'attenta lettura di questo provvedimento si vincerebbe che l'ufficio del genio civile ha ritenuto ammissibile l'opera, e poi l'ha approvata ai fini sismici. Per cui, se quindi non è stato eccepito, perché il ricorrente evidentemente, siccome parla di variante, ritiene che non ci sia il parere del genio civile sulla variante. Per quanto riguarda poi il problema del PAI, diciamo, della zona a rischio idrogeologico, è chiaro che in quella zona, a parte che il piano regolatore generale ancora vige, è vigente, anche se con vincoli decaduti, ma vige, e vorrei opportunamente rammentare che il piano regolatore generale è dotato sia di VAS, di valutazione ambientale strategica, e di valutazione di incidenza regolarmente approvate per tutto il territorio, anche per le zone agricole, e non è stata data alcuna prescrizione su questa zona. Per cui riteniamo che di aver operato bene, speriamo di aver operato bene, anche perché riteniamo che non vorremmo, proprio ci sentiamo fortemente responsabilizzati, perché vi sottoponiamo una relazione che voi dovete anche condividere. Quindi naturalmente io concludo, Presidente, e mi assumo tutta la responsabilità
come ho sempre fatto in tutto, nel corso di questi 32 anni di professione, nei quali però raramente c'è stato sempre un rispetto da parte di tutti. Raramente, devo dire, sono molto amareggiato su questo aspetto, però non vorrei, l'8 agosto, non vorrei annoiarvi o tediarvi più di tanto. Ci tengo solamente a precisare, per quanto mi riguarda, che al di là delle questioni ognuno ha il diritto di proporre le osservazioni, di proporre tutto e di cautelarsi, ma lo si deve sempre fare rispettando il ruolo di chi lavora. Grazie Presidente. Grazie Ingegnere Capo. Allora, mi pare da un'attenta analisi che ha fatto l'Ingegnere Capo, oggi ci dobbiamo esprimere sulle deduzioni. Deduzione che ha fatto la Regione Sicilia. Che sono state fatte alla Regione Sicilia, scusate, non ho letto nessun documento oggi e quindi poi tutta sta diatriba di ricorsi e cose di cui è un poco frastornata, più che frastornata, amareggiato l'ingegnere capo. Sì, lasciamo un poco le cose così, perché il Consiglio si deve esprimere su un atto che interessa sicuramente ai cittadini del nostro territorio. Da quello che ha espresso e ha dichiarato il nostro ingegnere, abbiamo tutti i pareri, è tutto in regola, stiamo rispondendo alle deduzioni che ha fatto la Regione Sicilia, quindi penso che possiamo anche stare un po'... lasciare perdere quello che dicono gli altri, come si dice, basta intanto che ognuno lavora secondo la propria coscienza, di quello che ognuno pensa, quello che vuole. Ci siamo qua per confrontarci, non bisogna mai offendere le persone, secondo me. Era da sottolineare questo, perché io penso che l'ufficio tecnico lavora con professionalità, l'abbiamo sempre sottolineato, se poi si sbaglia siamo tutti umani, però nessuno si può permettere di offendere le persone. Apro il dibattito, chi vuole intervenire? Consigliere Messina, allora, alla parola. Io per concludere o precisare o aggiungere poco altro a quello che ha detto l'ingegnere Caudullo sulla vicenda, vorrei ricordare qual è l'obiettivo di questo consesso civico, quello di dotare, in questo caso specifico stiamo parlando di la Contrada Serra, che per molti anni, sappiamo da quanti secoli è insediato lì l'insediamento umano, e per quante amministrazioni, lei Presidente sicuramente prima ancora di noi si sarà occupata della vicenda, perché tutti i cittadini che stanno lì lamentano l'esigenza di, giustamente, di servizi primari come le opere di urbanizzazione primaria, quale può essere la fognatura. L'amministrazione ha portato a compimento, come diceva l'ingegnere, già nel 2017, prevedendo nel piano triennale questa importante opera pubblica, che è andata in appalto con una procedura che si chiama progetto di finanza. E come raccontava bene l'ingegnere, questo progetto di finanza è un promotore privato che propone di eseguire l'opera attraverso, e poi la sua remunerazione sarà attraverso un canone annuo che per lo smaltimento, mi corregga ingegnere se sbaglio. Ovviamente nella penuria dei fondi personali che ha il Comune, il progetto di finanza per molte delle soluzioni che spesso che deve affrontare, dei problemi che deve affrontare il Comune, è una delle soluzioni più perseguibile, non perché noi non la vogliamo fare, ma perché spesso non abbiamo la copertura. Questo progetto di finanza, come raccontava bene, in modo più preciso l'ingegnere, presupponeva all'inizio che il proponente avesse il possesso di quest'opera e quindi con un preliminare, non so che cosa ha presentato in seno a tutte le autorizzazioni che sono state chieste, si propose l'opera. L'opera, io vorrei a questo consesso, lasciando stare tutta la parte tecnica che bene ha spiegato ed è nelle carte che abbiamo ricevuto tutti noi ieri, avantieri, come atti di presentazione del Consiglio, l'opera è un'opera
che ha un'utilità pubblica. Quello è un quartiere di Bronte decentrato. Quindi l'utilità pubblica, tant'è che lo prevede il codice, il 327 del 2001, prevede l'esproprio per pubblica utilità. E come diceva bene l'ingegnere, già la previsione del piano triennale e poi la compatibilità nello strumento urbanistico che PRG è tuttora vigente, dichiarano di fatto la pubblica utilità. Ora, tutto quello che a me sembra che qui stiamo dovendo inseguire una cosa che è chiaro che l'utilità pubblica c'è tutta, ma mi sembra di stare inseguendo una questione che in modo forse, capisco l'amarezza dell'ingegnere, perché in modo del tutto inappropriato si mescola tutto quello che di privatistico può avere fra il soggetto A e il soggetto B nei loro reciproci diritti. Nessuno, io non so chi ha ragione, se A o B, se la vedono loro, ma al centro non ci sta né A né B, ci sta i cittadini di Bronte della Contrada Serra, e noi a quello, in questo contesto, dobbiamo mirare. Le osservazioni che sono state presentate dai privati, io le ho lette, ho visto la controdeduzione dell'ufficio, capisco l'amarezza, ripeto, dell'ingegnere, perché quando gli si dice che l'ufficio ha, e quindi l'amministrazione, che in questo caso nel mio piccolo rappresento anch'io, viene tacciata per essere quasi omertosa, nasconde atti, è un po' strana la cosa, un po' male fa, ma qui questo contesto lo dobbiamo, saranno altri organi ad occuparsene. In questo contesto io dico, da quello che ho potuto percepire, non abbiamo potuto fare alla commissione perché non c'è stato né il tempo, la possibilità di farlo, perché è stato convocato d'urgenza, però ho studiato gli atti tecnici facendo parte della commissione urbanistica e dei lavori pubblici, ho chiesto chiarimento all'ingegnere, a me convince pienamente la relazione e le controdeduzioni che fa l'ufficio, non l'ingegnere, l'ufficio a tutela dell'ente comune di Bronte e a tutela di quei cittadini che rappresentano una parte del comune di Bronte. Le questioni privatistiche fra il soggetto A e il soggetto B, io le auspico che prendano le strade giuste che devono prendere del settore civile, della giustizia che sarà competente per la materia. Però quello che è della politica deve rimanere alla politica. E oggi siamo noi siamo qua, i presenti siamo sempre più coraggiosi, Presidente, perché serviamo il nostro popolo fino alla fine, anche su questioni che sembrano marginali, ma non sono marginali. Questa è una questione che riguarda non un quartiere che si trova a 10 chilometri, riguarda una comunità di brontesi come siamo noi. E quindi io ritengo che questa, non solo vanno respinte quelle osservazioni, quindi vanno accolte le controdeduzioni dell'ingegnere, ma ribadire e rimarcare che noi abbiamo la forte volontà di completare un'opera che purtroppo si è perso per vari motivi, per colpa di, non so, di tante persone, nessuna in particolare, ma abbiamo perso troppo tempo, non ne possiamo perdere altro per poter completare un'opera che una società civile doveva avere già di bisogno da molto tempo. Quindi esprimo anche, così non prendo più la parola, anche il mio voto favorevole alla proposta, alle controdeduzioni che l'ufficio fa sulla proposta di delibera. Grazie. Grazie, consigliere Curraola, però. Io cercherò di essere, come dire, veloce, perché da un lato, partendo dalle conclusioni che ha fatto il vice sindaco, appunto, diventa anche, o meglio, deve fare anche riflettere la volontà che ha questo consiglio, che veramente ritrovarsi l'8 agosto a votare ancora atti e emendamenti significa che chi è presente sicuramente tiene al ruolo che ha volutamente cercato nei 5 anni precedenti, cercando i voti, cercando il consenso, e dall'altro lato ha a cuore anche un quartiere che, senza dare, come dire, o senza criticare tutte le amministrazioni precedenti degli ultimi 30 anni, però c'è una parte amministrativa, parte consiglieri, parte anche, come dire, la parte tecnica del comune stesso, che su un quartiere che veramente ne ha di bisogno di avere, come dire, strumenti utili anche per il decoro personale di un quartiere. E quindi bisogna partire da questo. È chiaro che ci sono argomenti che magari saranno, come ha detto anche Gaetano, visti in altri posti. Però io l'ho vista da assessore, l'ho vista da consigliere comunale, ho sempre pensato che la questione del depuratore fosse un argomento fondamentale.
è utile principalmente per l'ambiente stesso, e quindi soprattutto quella zona non è una zona, come dire, che non ha un certo valore, anche perché è una zona produttiva importante del nostro territorio. Per cui sono sempre stato favorevole in tutti questi anni, non vedo il motivo per cui non dovrei esserlo ora, ed è chiaro che il sostegno sulla relazione dell'ingegnere Caudullo non fa una grinza, e per evitare di riprendere appunto parola io sono favorevole al percorso che stiamo intraprendendo, per cui mi fermo a questo. Grazie consigliere Currao. Mi pare che nessuno. Samantha Longhitano. Grazie Presidente, ne approfitto quindi di questo spazio così poi anche io potrò esprimere direttamente il mio voto. Sicuramente quindi la presenza oggi qui da parte nostra è proprio sintomo dell'importanza che ha per noi questa tematica. Della Serra io ne sento parlare fin da quando sono bambina e ho 30 anni, e quindi poter partecipare a questo Consiglio Comunale cui sostanzialmente andiamo, spero, a percorrere l'ultimo passo verso la definitiva risoluzione di questo problema, sia da un punto di vista burocratico, perché comunque nel 2015, quando ci siamo candidati nel nostro programma elettorale, era un impegno elettorale che la nostra compagine ha preso con la città e in particolare con i residenti di quel quartiere. Quindi mi fa veramente piacere, sono onorata che questo ultimo Consiglio Comunale possiamo dedicarlo a questa frazione così importante della nostra collettività. E sappiamo che in questi anni non sono mancati gli impedimenti, dicevamo appunto da un punto di vista burocratico, e questo speriamo che sia l'ultimo passo che ci consentirà finalmente di chiudere, ecco, questo capitolo e dare alla Contrada Serra questo importante servizio che nel 2020 sembra ancora strano pensare che una contrada possa non avere un servizio simile. Sicuramente questo è stato possibile grazie all'impegno di tanti, in primis metto il nostro ufficio tecnico, sul quale non ho il men che minimo dubbio sulla trasparenza, sulla professionalità, sul modo di operare, e sicuramente tutte quelle accuse sono certa che sono assolutamente prive di fondamenta. E quindi, che dire, sono assolutamente favorevole a questo atto, oltre che l'ufficio tecnico, per me il plauso principale va comunque all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco che in questo progetto ci ha creduto fin dal primo giorno della sua sindacatura, e quindi ribadisco, a chiusura di questo Consiglio Comunale sono contenta di poter votare questo atto così importante. Grazie consigliere Longhitano. Samantha, per concludere volevo dire qualcosa anch'io. Siamo, dice, l'8 agosto, ancora siamo qua, forse io perché sono abituata da quando io vengo eletta da consigliere comunale, dal primo giorno fino all'ultimo giorno del quinto anno sono stata sempre presente in consiglio comunale, perché per me gli argomenti sono tutti importanti, anche questo è importante. Mi scuso anzi se non c'ero per il bilancio, ma è stato un consiglio che non era manco voluto da me come data, perché dove ho partecipato alla riunione del capogruppo ero presente, no, perché non si è fatto perché mancava il numero legale. Sono stata sempre presente, sono presente, mi ricordo questo progetto, l'abbiamo presentato direttamente alla Serra, mi pare, con tutti i cittadini. Allora, eravamo tutti i consiglieri comunali presenti, quindi anche i consiglieri ci siamo presi un impegno, perché ci sono atti, quale questo, perché deve passare per forza dal consiglio comunale, allora non si muove una foglia. Quindi mi fa piacere esserci anche oggi, c'era allora, perché ero contenta di portare avanti questo progetto e l'ho votato come delibera e sono presente, ci sono anche oggi e mi fa piacere portarla avanti, sia perché da quello che ha detto l'ingegnere capo ho notato e so che le deduzioni fatte dall'ufficio sono complete ed esatte, quindi sono favorevole a questo atto che stiamo trasferendo oggi, con l'augurio che finalmente questo progetto si possa concludere e non faremo un'altra riunione di un altro consiglio direttamente di nuovo alla Serra. E siamo qua non per farci vedere, ma per fare delle cose veramente concrete. Poi la gente,
se ci siamo, non ci siamo, lo sa, lo vede, sa anche come lavoriamo. Quindi sono favorevole anch'io. Passiamo, segretario, alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 32 del 6/8/2020, alza la mano. Favorevole, 8 presenti, 8 favorevoli. Passiamo alla votazione sull'immediata esecutività. Chi è favorevole alza la mano. 8 presenti, 8 favorevoli. L'atto è stato approvato. Mi pare che non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Grazie per la vostra presenza e buone vacanze e buon mese di agosto.